Ah, finalmente si registra un'altra pubblicità. Forza, Minifel, è ora di lavorare. Ancora? Oh, non ricominciare a lamentarti, non ne facciamo una da parecchio, quindi vedi di collaborare e inizia a leggere il copione. Fammici pensare per un paio di... No. Certe volte sei proprio intrattabile. È una delle mie qualità migliori. Già, immagino. Almeno questa volta non dovrò dividere i guadagni. Hai detto qualcosa? No, 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 stavo solo provando le battute. Continua pure a rilassarti, tranquillo. Salve, io sono Mini Sans e sono qui per presentarvi Stepanda, l'artista che ha disegnato me e gli altri Mini Sans. Potete trovare i suoi social nel suo card che si trova qua in alto a destra e nella descrizione. Uno di questi social, ad esempio, è il suo Instagram e ce ne sono molti altri. Su Redbubble, ad esempio, ci sono una marea di gadget che potete comprare. Come sempre vi informo che nel fondo della descrizione del video potete trovare il FAQ delle domande più frequenti del canale. Inoltre, nel caso vogliate sapere chi ha doppiato nel video, beh, vi basta appunto guardare i titoli di coda a fine video e, nel caso, anche la descrizione che di solito sta più o meno in cima. Nel caso invece abbiate altre domande, magari relative ad altre cose, beh, la prima cosa che dovete fare sempre, oltre a guardare la descrizione naturalmente, è leggere gli altri commenti. Perché magari la vostra domanda è stata già fatta. E come ultima cosa, ma non meno importante, ricordatevi di mettere mi piace al video se l'avete gradito, di iscrivervi al canale per continuare a supportarci, di attivare la campanellina e di condividere il video. E adesso, buona visione! Io non so neanche dove cominciare con voi. Voglio dire, ma lo sapete con chi state parlando? Io, come va? Ah, avete la minima idea? La minima idea di chi sono? In pratica, un pezzo grosso. Oh, ragazzi, è bellissimo. Mi seguite? Ok. L'erba cresce, gli uccelli volano, il sole splende e fra... Io faccio male. Boink! Sono una forza della natura. Bonk! Se voi veniste da dove vengo io, sareste dei ca di cadaveri. Se in battaglia intravedi una vittoria certa, allora attacca! Parole di Sun Tzu. E secondo me di battaglie lui ne sapeva molto più di te, amico mio, visto che le ha inventate e poi le ha perfezionate, così che nessun uomo in vita potesse batterlo sul ring dell'onore. Soldato, a sinistra! Fermi! Sempre dritto, sempre dritto! Via, via, via! E poi coi soldi guadagnati comprò due animali di ogni specie esistente. E dopodiché li portò su una barca e infine li iniziò a pestare a sangue uno ad uno. C'è una torretta da dietro! E da quel giorno in poi, quando un gruppo di animali si riunisce in un posto solo, ora viene chiamato zoo! Se non è una fattoria! Io non ho paura di nessuno, ma quella cosa... mi terrorizza.
No, non mi stavo riferendo a quel pazzoide, ok? Non è qui, vero? Come mi tolgo questa roba di dosso? Chiunque avrebbe i brividi pensando ai disumani pensieri che si celano dietro quella maschera. Ai sogni di ironica e rigorosa crudeltà. Mi rende un buon demoman. Se non fossi un buon demoman, non starei qui seduto a parlarne con te, non ti pare? L'attacco! Nessuno di voi sopravviverà! Un solo filo intrecciato, un solo pizzico di clorato di potassio, una sola minima vibrazione e kababoom! Manca un occhio. Sono un nero ciclope scozzese. E loro hanno che tipi come me. Quindi, a tutti quei damerini così orgogliosi e così arroganti a saltellare in giro con i vostri faccioni pieni di bulbi oculari, venite a prendermi. Sarò lì ad aspettarvi con una bella ventata di buon vecchio solfo. Sono una maledetta favola dei Grimm con un dannatissimo finale infelice! Oh, sembra che dovranno rimettervi insieme con la colla all'inferno! Io sono Heavy Weapons Guy. E questa è la mia arma. Lei pesa 150 kg e spara cartucce apposite da $200 e 10.000 colpi al minuto. Ti costa $400.000 sparare con quest'arma per 12 secondi. Oh mio Dio, chi ha toccato Sasha? Va bene. Chi ha toccato mia arma? Alcuni pensano di potermi fregare. Forse. Forse. Ma non conosco nessuno capace di fregare proiettili. Uè! Uè! Ah! Piangete ancora un po'!
piangete ancora un po'. Salve amici, sono un ingegnere e ciò significa che risolvo problemi. Ma non problemi come cos'è la bellezza, perché ciò ricadrebbe nell'ambito della vostra concezione di filosofia. Risolvo problemi pratici. Ad esempio, come posso fermare qualche bel figlio di un toro pazzo dal far saltare in aria me e la mia attrezzatura? La risposta? Usa un'arma. E se non funziona? Usa più armi. Il mio braccio! Come questa bellezza a calibro pesante su base tripode progettata da me. Costruita da me. E ti conviene sperare che il bersaglio non sia tu. Forza, Ciclope, muoviti! Avanti, avanti, siamo qua! Wow, ma che Medico! Ma smettila! Quando il paziente si svegliò, il suo scheletro era sparito e del dottore non si seppe più nulla! Comunque, fu così che persi la licenza medica. Archimede, no! È sudicio là dentro. Uccirli. Ora, alzerò giusto un pochino il foltaccio. Non dovrebbe succedere niente di male. Cos'era rumore? Il suono del progresso, amico mio. Ah, perfetto. Uscidimi. Zopo. Dov'ero rimasto? Ah, questo fa qua. Forza! E forza! Oh, così va bene. Nel posto giusto. È normale che sia sveglio. E per... no. Ma visto che lo sei, potresti aprire un po' la tua cappia turagica? Non riesco. Su, non fare il pampino. Le cosce le ricrescono. No, non è vero. Ed ora, dottore? Adesso? Andremo in sala operatoria. Medico!
male. Perfetto! Sì! Ehi, grazie, Doc! Oh, ragazzi! Non potete immaginare quanto faccia male! Archimede? Boom, colpo alla testa. Il cecchino è un bel mestiere. È competitivo, si sta all'aperto. E di certo non si muore di fame. Perché da che mondo è mondo, finché rimarranno almeno due persone sul pianeta, uno vorrà vedere l'altro morto. Sì. Sì, io sono un... No, papà, non sono un malato d'armi, ma un assassino. La differenza è che uno è un lavoro e l'altro è una malattia mentale. Sarò sincero, ai miei genitori non importa. Penso mi abbia visto. Sì, sì, mi ha visto. Sentimenti. Senti, amico, lo sai che ha dei sentimenti? Quelli che massacrano le loro mogli con un trofeo di golf. I professionisti hanno degli standard. Essere educati, essere efficienti, ed avere un piano per uccidere chiunque ti spari davanti. Pa. Papà, passa... passami la mamma. Allerta intruso! C'è una spia dei Red nella base! C'è una spia dei Red nella base! Proteggete la valigetta! Dobbiamo proteggere la valigetta! Ehi, la mano! Va bene, ci penso io, stai indietro, ragazzo! Uno! Dobbiamo muoverci, forza! In arrivo! Ehi, è ancora qui! Oh, va bene allora! Signori! Vedo che la valigetta è salva. Sana e salva. Sì, eccola lì. Ditemi, a nessuno è capitato di uccidere una spia di Red mentre veniva qui? No? E allora abbiamo ancora un problema. È un coltello. Bel problema. Ho ucciso un sacco di spie. Tutti degli idioti pugnalatori di spalle. Tipo te. Au. Senza offesa. Se sei riuscito ad ucciderle, allora ti assicuro che non erano affatto come me. E niente. Niente in confronto all'uomo che si aggira in questo edificio. E chi sei? Il presidente del suo fan club? No. Quella sarebbe tua madre. Ma che... come... Proprio così. E ora qui per f***i noi. Quindi ascoltami, ragazzo. O la pornografia con tua madre come protagonista sarà la seconda peggior cosa che ti capiterà quest'oggi. E datemi qua. La spia ha già girato le nostre difese. Torretta a terra! Avete visto ciò che ha fatto i nostri colleghi? E la cosa peggiore e che potrebbe essere ognuno di noi. Raus, raus! Potrebbe anche trovarsi in questa stanza. Potresti essere tu, potrei essere io. Potrebbe persino... Wow, wow, wow! Oh, cosa? Era ovvio! Era la spia dei Red. Vedete? Diventerà rosso da un momento all'altro. Da un momento all'altro. Vedete? Rosso! No, aspetta, è sangue. Quindi abbiamo ancora problema. Un bel problema. Va bene, chi ha voglia di andare a trovare la spia? Proprio dietro di voi. Ma petit chou-fleur.
Sì, eccolo lì. Tu, fermo lì dove sei. È un ordine. Sta scappando, non lasciare che si avvicini al primo. No, non provarci, amico. Non lo fare. Vediamo di calmarci tutti. Mi stai ascoltando? Oddio, 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 oddio. Il mio sangue! Mi ha fatto uscire tutto il sangue a pugni! E quello tu lo chiami spezzarmi la schiena! Voi femminucce del Team Red non sapreste spezzarne una, nemmeno se... La mia spina dorsale! We'll be right back.